Aziende e pubbliche amministrazioni comunicano sempre più e sempre meglio nei social network e devono contrastare le notizie false, informare e formare l'utenza e l'opinione pubblica, favorire il dialogo, la trasparenza e l'orientamento dei servizi delle amministrazioni pubbliche, educare i più giovani a un uso consapevole di internet e delle nuove tecnologie. Su quanto e su come la cultura digitale ha cambiato i modi, i tempi e il linguaggio delle pubbliche amministrazioni si è discusso nel PA Social Day piemontese che si è tenuto martedì 18 giugno a Torino in contemporanea con altre 17 città italiane. A Palazzo Cisterna, sede aulica della città metropolitana, giornalisti e comunicatori pubblici si sono confrontati sul tema Digital Speeches e PA, l'educazione al digitale fra etica e linguaggi felici. I social sono una piattaforma straordinaria, però giovanissima, quindi ha ancora bisogno di rodaggio e di ancoraggio alle social media policy, che sono dei patti che si fanno con l'utente. Si parla pensando di raggiungere il servizio. Noi parliamo di passaggio dalla risposta alla prestazione, dall'informazione al servizio. Dare un'informazione è un fatto importante, ma afferisce alla cortesia. Dare un servizio invece afferisce alla soddisfazione del cittadino. Quindi il problema è trasformare i social in un mezzo che realizzino la trasparenza del Freedom of Information Act, perché attraverso i social si superano anche le formalità della procedura del FOIA, i tempi di attesa. Il social consente di avere una risposta subito che va a tutti.